Ente Fiera ai primi di novembre fa girare le prime lettere di licenziamento, in contemporanea però annuncia anche che nell'ultimo trimestre ha avuto un incremento di ben 18% delle sue entrate. Tu sei un lavoratore licenziato, ce la vuoi raccontare meglio tutta questa vicenda? Ma dirò di più, il piano industriale che va 2011-2014 dà la bellezza del 35% di incremento in più, e su questo è stridente il licenziamento di 19 lavoratori, come se questi poi fossero, se questo poi è determinante ai fini di un profitto, di un benessere di questa azienda qua. Dirò di più, che tutta la questione, prima che si partisse con la cassa integrazione in deroga, l'amministratore delegato, chiaramente con l'appoggio dei vertici, del consiglio di amministrazione, con tutta l'equipe manageriale che gli gira intorno, parte con una notizia che voleva liberarsi di 40 fannulloni, che secondo lui e secondo loro erano le persone che danneggiavano questa azienda. Questa azienda qui, che sia chiaro, questi 40 fannulloni che hanno un'anzianità di servizio, di esperienze professionali che vanno dai 20 ai 30 anni, sono le persone, che le uniche persone che hanno mandato, che hanno dato l'etichetta di leader di questa azienda a livello europeo ed anche mondiale. Per cui le persone che hanno un mandato di 3 anni o che poi dopo 4 anni vanno in altre società, sicuramente non ha nulla a che fare con la leadership di questa azienda qua. Per cui noi non siamo assolutamente fannulloni, siamo persone che ha determinato il successo e il benessere di questa azienda, fin da quando eravamo a Fiera Milano City. Poi l'evolversi dei fatti su Pero, che comunque si è arricchito di tutta la questione Expo, che anche lì annunciavano tutti i politici 70.000 nuovi posti di lavoro, in realtà 70.000 posti, né 40, né 10, né 7, il dato di fatto è che comunque Fiera Milano, che è l'unica vetrina a livello mondiale per il business, per il core business delle società, è l'unica società che invece oggi licenzia e comunque lascia appeso a un filo un benessere di ricavi a 19 licenziamenti. Secondo noi questa qui non ha assolutamente nulla a che fare con la crisi, anzi io dirò un motto che mi sono inventato, che comunque sono orgoglioso, che comunque questa azienda, Ente Fiera Milano SPA, non ha fatto nient'altro che approfittare della nebbia della crisi per segare subito per segare poi le querce nel bosco, per cui è quello che stanno approfittando tutte le aziende in questo momento. L'Ente Fiera, in un territorio come l'area metropolitana di Milano, aveva promesso 70.000 posti di lavoro, quindi potrebbe essere fonte di lavoro per il territorio. La posizione della regione, della provincia, del comune rispetto ai licenziamenti, alle trattative con i lavoratori, intervengono, hanno parola, hanno fatto qualcosa oppure siamo nel silenzio anche da parte delle istituzioni? A dire il vero c'è comunque un silenzio poco comprensibile delle istituzioni e di tutta la politica che gira intorno a Fiera Milano. È evidente che è un'azienda politica, ed è evidente che comunque le nomine sono politiche, ed è evidente che comunque tutta la questione licenziamenti è una questione politica. 70.000 nuovi posti di lavoro, le istituzioni non hanno dato risposte, ad eccezione del comune di Rho, che approfittiamo ringraziando il sindaco Romano, che è stato l'unico ad oggi con i suoi assessori a mandare un documento di stop almeno a questo tipo di provvedimento poco chiaro, anche questo è stato anche constatato dal Comune di Rho, ed è stato l'unico che ad oggi ci ha sostenuto.